Ma andiamo avanti perché ho visto che ci sono delle perle. No! Ma... Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video dove insieme a Piero Madar e Deborah Magnani, come ogni video dove c'è un ospite di elevata caratura doppiaggistica, non so se si può dire, e un amico, un curioso, insomma, del mondo del doppiaggio, andiamo ad analizzare dei doppiaggi storici, belli, meno belli, prima in originale o in italiano e viceversa, così per dare il nostro giudizio da colleghi, da doppiatori. Ah, ok. Poi abbiamo Deborah, che è anche direttrice di doppiaggio, quindi ci saprà dare un punto di vista ulteriore. Con cosa iniziamo, Paolo? Where are the belts? Oh, il diavolo veste Prada. It's a tough call. They're so different. Something funny? No. No, 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 nothing's, you know, it's just that both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still learning about this stuff and, This stuff? I see, you think this has nothing to do with you. You go to your closet. And you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but... Showed civilian military jackets. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. From a pile of stuff. Mary Strip è molto strascinata, un po' annoiata. Sì, è molto difficile doppiare, secondo me, quel suono lì. Però sì, la Maria Pia De Nino, non potrò dire assolutamente nulla. Stiamo parlando dell'Olimpo. Vediamo in italiano. Dove sono le cinture? Okay. Ma perché nessuno è pronto? Ah, ho usato lo stesso tono, hai sentito? Che le vuoi dire? Sono talmente diverse. Uguale. Ti fa ridere? No, 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 niente, ecco, solo che... Quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora... Di questa roba? Oh. Pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... turchese, non è il lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. È uguale. Sì. Sì. È uguale. Non si può assolutamente dire nulla. Cioè, nel senso, un po' personalizzato anche. Si sente che c'è comunque Maria Pia Di Meo, che è una grandissima doppiatrice, però aderisce perfettamente. Sì, beh, tu dicevi un po' personalizzata perché comunque noi abbiamo i nostri toni, noi abbiamo la nostra musicalità della lingua. Se andassimo a rispettare troppo la musicalità della lingua originale, verrebbero magari fuori delle svirgolate un po' forse eccessive, sì, in italiano. Io sostengo che, per esempio, l'inglese è indoppiabile nella versione italiana, cioè perché non potrai mai avere quel suono e quindi, come dici tu, devi per forza trovare una strada diversa. Certo, magari puoi farlo sentire con delle ondulazioni. Sì. Ecco. Secondo me, cioè questa è pure una domanda che volevo farvi da non doppiatore, appunto, come ho detto, cosa ci fanno due doppiatori o un pugliese in una stanza? Il pugliese non sa che cosa sta facendo. Comunque, la cosa che mi ha colpito, vedendo prima l'inglese e poi l'italiano, è il fatto che a livello proprio di interpretazione, sia dell'attrice poi della doppiatrice, l'attrice inizia in maniera molto strascinata, molto annoiata, no? Però man mano che va avanti e quindi prende pathos la scena, lei diventa più puntigliosa, si sente anche dalla voce proprio in inglese che la sta attaccando. All'inizio è quasi perché mi costringe a farti questo, e poi successivamente la colpisce a morte. E la cosa incredibile è che, come avete detto, magari in inglese è in un modo, in italiano devi renderla naturalmente in un'altra, e secondo me è incredibile sta cosa. Beh, sì, tu considera che comunque quello che penso, ogni tanto rifletto anch'io sulle cose. Meryl Streep probabilmente avrà fatto buona la prima, io questo non lo so. Però solitamente un film, quando devi interpretare un personaggio, lo prepari. Certo, la scena esatto. La fai una, due, tre, 4-5 volte, sì, finché il regista non ti dice ok, questa è l'emozione che io voglio ottenere. Perfetto. Il doppiatore non ha tutto questo tempo, sì, quindi la difficoltà anche del doppiatore è quella di, intanto vabbè, deve essere
sul personaggio giusto vocalmente, e qui non si discute. Ineccepibile. Ma perché perdo il filo? No. Ma è preoccupante. Ma c'è un momento in cui comincia il declino, no? A me è iniziato più o meno 15 anni fa e ho 30 anni, quindi... Oh santo cielo, ma davvero? Io sono avvantaggiata. No. E quindi stavo dicendo che il doppiatore non ha tutto questo tempo, certo, per doppiare una scena, per cui appunto dicevo deve essere sulla faccia giusta, e poi chiaramente deve esserci il direttore di doppiaggio che in qualche modo riesce ad indirizzarti. Infatti nel nostro lavoro si dovrebbe vedere la prima volta la scena muta, okay, rivederla ancora, cioè capire di che cosa si sta parlando. Ok. E questo si può fare in determinati casi. Sì. Questo è uno di quelli, perché questo, quando si parla di un film di grossa distribuzione cinematografica, si lavora così. Lo puoi fare. In teoria dovresti vedere la prima volta la scena, neanche devi guardare il copione, vedere e basta, quello che sta succedendo. Sì, sì, la prima volta che la vedi, in teoria il copione non devi proprio considerare. Nulla. Devi vedere quello che succede. Perfetto. Poi inizi ad approcciare con il copione, okay, rivedi ancora quindi in originale in sala, con la cassa aperta, magari anche un paio di volte. Poi inizi a fare una provettina con l'originale in cuffie, magari ne fai un'altra. magari. No, questo è come dovrebbe essere fatto. E poi inizi a incidere. Secondo me le prime incisioni sono sempre le più belle. Per determinati attori ci sono dei momenti, ci sono, sì, degli attori che sono molto istintivi, dei doppiatori, certo, che sono molto istintivi. Mi è capitato spesso e volentieri che magari far rifare la battuta troppe volte va a peggiorare, a snaturare quello che è, insomma, l'interpretazione che vuole dare il doppiatore. Sì, perché a un certo punto viene quasi una ricerca tecnica, vai alla ricerca di un suono e non dell'intenzione. Esattamente, esattamente. Succede quello. Immaginavo. Andiamo avanti. Sì. Vuoi qualcosa, Fyodor? No. Grazie. Bocca nera. Ciao. Ciao, Samantha. Ti va di parlare? Ok. Stasera, dopo che sei andato via, ho pensato tanto. Vabbè, questa è un'attrice che si doppia. E a come mi trattavi. E ho pensato, ma perché lo amo? E poi ho sentito che dentro di me mi stavo liberando da tutto quello a cui ero aggrappata. E ho capito che non c'è un motivo razionale. Non ne ho bisogno. Mi fido di me stessa. Mi fido di quello che sento. Sei bellissima. Grazie, Theodore. Ti bacio sulla fronte. Ragazzi. Questa è Micaela Ramazzotti. Sì. Davvero? Sì. Quindi non stiamo parlando di una doppiatrice, stiamo parlando di un'attrice. Infatti ti ho detto un'attrice che si sta doppiando. Esatto. Ah. Quindi si sente. Mm. Questo cosa vuol dire? Che ci sono tutte le intenzioni, c'è tutta la recitazione, sì, ma c'è un approccio a microfono differente e si sente, perché comunque il doppiaggio è una specializzazione, sì, tecnica della recitazione. In originale è Scarlett Johansson, sì, ma inizialmente era un'altra attrice, perché questa è lei, sì, è lui che parla con intelligenza artificiale, e si innamora dell'intelligenza artificiale. Quindi ci può stare che sia un po' particolare nella recitazione. Lei in originale, come si chiamava? Samantha Morton. Dopo che ha inciso tutto il film, il regista ha detto no, voglio Scarlett Johansson. No, terribile, che brutta cosa. Sì, sì, temo una fatta Scarlett Johansson in originale. Sì. Hey, Samantha. Can we talk? Okay. I want to tell you everything. Good. Tonight after you were gone, I thought a lot about you and how you've been treating me, and I thought, why do I love you? And then I felt everything in me just let go of everything I was holding on to so tightly, and it hit me that I don't have an intellectual reason. I don't need one. I trust myself. I trust my feelings. You're beautiful. Thank you, Theodore. I'm kissing your head. Allora, sai che la Ramazzotti come timbro però ci sta. Non dico di no, però Johansson mi ha fatto venire un brivido. Sì, sì, pure a me.
ci sta assolutamente, sono d'accordo, però mazza che voce, anche perché in America se non erro Scarlett Johansson è tipo ha una delle voci più sexy, quindi Una che ti parla così, giuro che mi sono venuti i brividi. Infatti posso dire una cosa magari per sì. Ma secondo voi, lo dico proprio, so che sto parlando con i doppiatori, aver messo magari una non doppiatrice non fa quasi nello spettatore una questione un po' più di umanità nella voce che sta ascoltando? Assolutamente. No, che poi è assurdo perché in realtà non è umana, è intelligenza artificiale, normalità, un po' più tipo come se parlasse mia zia, va. No, perché c'è una differenza secondo me fra il buttato via e il recitato buttato via. Certo. Cioè, nel senso, c'è un bellissimo monologo di Giuseppe Battistone che parla proprio di questo. Certo. Lui dice, questo buttato via, no, cioè imparate a recitare, bene. Sì, sì, sì. No, non è tanto quello, perché non è una questione di impostazione della voce, è una sottile differenza. Cioè, nel senso, infatti ho detto, è un'attrice che si doppia, perché non ti so dire per quale motivo, perché nulla da dire. Però si sente che c'è qualcosa di non... Esempio, l'avesse fatta Domitilla D'Amico, che è la voce di Scarlett Johansson. Sarebbe stata... Sì, sì. Perfetta. Però in questo contesto... ci sta, nel senso non sta doppiando un'attrice, ma una voce. Ecco, infatti questo è strano, perché a volte il talent viene messo su, su un personaggio. È solitamente peggio come risultato, perché tu hai un volto di riferimento, qui non ce l'hai. Sì. Qui hai una recitazione estemporanea. Ancora peggio, anche per chi lo fa, secondo me. Sì. Perché non hai un riferimento dell'espressione, quindi la Ramazzotti sarà stata guidata in tutto e per tutto, dall'originale e dal direttore di doppiaggio. Io tante volte mi sento a disagio quando non vedo l'attrice, perché non sai come approcciare. Quindi vai tanto in audio. Immaginavo. Però la cosa, vedi Maurizio, in originale c'è la presa diretta, quindi loro parlano in un determinato modo. Hai sentito la differenza di timbro tra lui e Boccanera? Sì, lui Boccanera strepitoso. È una cosa in più, ma con quella emozione lì. Quando c'è il mix italiano, comprimono di più la voce, la tengono più alta rispetto all'originale. Se tu guardi un film in originale, il volume della voce è più basso rispetto all'ambiente, alla me. Su di lui sento il fiato, il doppiatore sì, qui sta sfidando, no. Uno può dire, ah no, io il film lo vedo in originale perché voglio sentire come parla e qualcun altro. Sono anche scelte, sono poi scelte, alla fine. Sono scelte. Certo che c'è differenza, però Boccanera l'ha reso benissimo. Assolutamente. Strepitoso. C'è l'anima, non so come dire. Fa commuovere in inglese, fa commuovere in italiano. Ma andiamo avanti perché ho visto che ci sono delle perle. Ora io vi consiglio la mia merenda. Intanto c'ho tanti carboidrati, che fa bene. E anche tante proteine. 120 grammi di whey protein muesli process pin white sugar flavor high protein high fiber. Tu mi dici 100 grammi di proteine ce n'hanno 23. Io sono un botto. Però io ne voglio di più. E allora il latte ci metti il protein milk. E poi i biscotti pezzettati dentro. C'hai praticamente 600 grammi di proteine, cioè un boost tremendo. Basta, poi non mangi più. Quindi se vuoi risparmiare col codice sconto MERDOZ10, il 10% di sconto, te mangi sta roba, sei sazio. Per sempre. Mangi una volta a settimana. Proteine, proteine, che vuol dire a favore delle teine. Io vado a fare merenda ora. Ciao. Maleducato, non si chiede l'età alle signore! Yushiro, non ti perdonerò se lo colpirai ancora una volta. Ma chi è questa cane? Non ti avvicinare alla signora Tamayo! Yushiro! L'ho gettato a terra, signora, non l'ho mica colpito! Non va bene neanche questo. Sì! E quando l'ho fatto questo? Ma soprattutto cos'è? È Demon Slayer. No! Sì. Il famosissimo! È Demon Slayer. Ma ho fatto una cosa importante? Beh, Morte, è abbastanza importante il tuo personaggio di Demon Slayer. Oddio, ricordamelo. Aiuto. Tamayo, la... Tamayo! Ma dai! Sì. Sì, è recente però questo. Beh, l'avrei fatto un paio d'anni fa. Sì, infatti si sente che sono un po' più brava. E allora aspetta, andiamo più indietro. Vai, vai. Andiamo più indietro. No, no, Dio! Potere di Mercurio! Ma... Vieni a me! Ah! Aiuto! Io ero innamorato di Sailor Mercury. Ma in tanti, perché era quella più pacata. Ma no, a me il capello corto mi fa impazienza. Ma blu poi. A me il capello corto. Ma blu. Mamma mia, il capello corto. Ho plasmato un po' la... Azione! Azione! Se sta vivo c'è uguale. Splendi vortice acquatico! 18 anni avevo. Oh, dai! È nell'88 credo sia. No! Ma come no? Ma no, io facevo già le elementari. Sei stato 92. Ma va, sì, ciao. Ma sì. Sì, allora avevo 22 anni. Dai. Mi fai freddo. Tu lo guardavi, sei dormito. Nel 92 avevo due anni. Ma forse è nato.
Però lo guardavo dopo. L'hai visto dopo, raga. Hanno fatto 6 stagioni, hanno fatto. C'è stato un ridoppiaggio di Sailor sì, Moon. Sì, direi qualche anno fa. Giustamente, secondo me. Perché voglio dire, io no, parlo per me, eh. Certo, assolutamente. Voglio fare quella che dice, no, devo farlo. No, perché la voce è cambiata, quindi lo capisco. Ma guarda, io che faccio questo lavoro da meno di te, non doppierei adesso i miei personaggi di 10-12 anni fa. Ma non è possibile. Cioè, io non avrò mai più l'intenzione di una ventenne. Ma neanche di una 52 anni, che è la mia età. Tu ci cioè, nel senso, ma io sembro suo padre, quindi no. Ma sei stupido. Sì, anche quello anche sì. Ma sai qual è il problema? Ce l'ha sul curriculum. Ma secondo me sai qual è il tuo problema? Che ti devi tagliare la barba. Lo so, però se poi succede l'esatto opposto, capito? Se mi taglio la barba mi confondono per uno scolaretto. Ah, ok. Andiamo avanti, c'è un'altra. Oh, qui ce l'ho io la chicca. C'è Jarvis. No! Vuol parlare con me? Pronto, buongiorno, sono Judy. Ciao Judy. So che hai iniziato a lavorare come istitutrice. Sì, è vero. Ho fatto oggi il colloquio e mi hanno assunta. Non sarà un lavoro facile, ma prenderò $40 al mese. Sono felice di cominciare a lavorare. E poi non è incredibile che io guadagni $40 al mese? Perché hai cercato un lavoro? C'è qualcosa che vuoi comprarti? Perché papà Gambalunga nasce in quel periodo in cui i giapponesi facevano l'anime di tutto ciò che veniva stampato nel mondo. 86? Credo, giù di lì. Cioè, qualunque romanzo venisse scritto nel mondo, i giapponesi compravano i diritti e facevano l'anime. Ma di tutto proprio hanno fatto. Calimero l'hanno fatto loro. Sì, Topo Gigio hanno fatto i giapponesi, pure la roba nostra. Ma papà Gambalunga, tu sai che è la storia di Judy che vive in orfanotrofio e c'ha questo benefattore che le manda i soldi. Esatto. Nell'ultima puntata si scopre che la Gambalunga era la terza, perché lui la va a prendere allo spanotrofio, l'adotta e se la... Non me la ricordavo sta cosa. Finisce che lei si sposa con papà Gambalunga. No, sì. Sai che non me lo ricordo? Sì. Ma davvero? Sì. Emotional damage. No, non lo sapevo, però diciamo che questa è stata una bella esperienza per me. Beh, poi se ci rivediamo possiamo anche parlare dei contenuti degli anime giapponesi di quegli anni e di quanto siano state stravolte. Stracensurate. Io sono assolutamente contraria, se lo posso dire. Sono d'accordo con te. Guarda qui cos'è. Eli, rispondimi, ti prego, ti prego! Ciao, bello. Piccola anche qua, ero. Ti decidi o no a venire via con me? Perché non è Patrizio? Perché non è Patrizio? Perché lui? Questo è Calindri. Era Calindri. Perché? Dove? Ah, perché è il C-17 cattivo. Aveva una voce diversa. È oggettivo. Ah, metti quello dopo, Paolo. Amore! Conan, sei il solito pasticcione. Aspetta che ti asciugo. Questa io la... sono molto legata. Beh, non hai mai smesso di doppiarlo, chiaro. Ma tuttora stai. Se posso proprio aprire parentesi e chiuderla, era tutto edulcorato. Cioè, a te pare una roba del genere che non si poteva di sangue, ma tracce ematiche. Morto no, scomparso. Ci può stare. Giocare a nascondino. Pensa che tutte le puntate di Detective. Guarda, la prima volta. Tutte le puntate di Detective Conan che io ho doppiato, che poi, siccome tutti avevano, cioè i personaggi principali avevano le loro voci, quando sentivi uno che non era tra i principali nei casi da risolvere, se sentivi me, ero l'assassino. Sì, perché tu eri la voce d'assassino. Poi cosa abbiamo? Per una ladra del mio livello, questo ritorno dei colmi. Ho anche cantato qua. Sì. Proprio ridere. Sono stata derubata della cosa più preziosa. Basta, mistrogno. La scongiuro per il suo bene, non dica altro. Bottale. Bottale, vabbè, vale, perfetto. Sì. Sto parlando del mio cuore. E sei stato tu a rubarmelo. Vedi, in questa casa io ero già troppo grande. Non ho più niente da perdere. Ma sappi che non ti perdonerò mai per aver rubato a un ladro. Tutto il mio cuore dovrebbe appartenere al re dei ladri, non a te. Perciò ora ti punirò, rubandoti il tuo. Ma pensa. Ma per riuscire nell'impresa. Sai che mi hai fatto un bel regalo? Perché non ho mai visto nulla di che. Ah, beh, perché magari non sei mai andata poi a vederlo, a cercarlo. Io non vado mai a rivedere quello che faccio, perché sono troppo critica nei confronti di me stessa. No, ma deve passare del tempo. Ecco, per esempio, se devo dare un mio giudizio su questa cosa, non è male. No, però io sono troppo grande su di lei. Per quanto i giapponesi siano difficili da doppiare, perché recitano come gli anime. Sì, però l'intenzione di una di quell'età sono diverse.
comunque. Vedi? Sì, però secondo me ci sta. Sì, no, cioè, sono giuste, cioè, ci sta. Assolutamente. Però se tu avessi diretto questo film avresti chiamato qualcun altro. Non voglio però personaggio. Andare contro Monica Pariante che no, mi no, 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 beh, ma che c'entra? Quelle sono opinioni, sono beh, pareri. Vabbè, comunque sono passati un po' di anni. Adesso come adesso no, assolutamente non mi richiamerei più. Cioè, ok, quello è l'esempio che dico esatto, io. Però lì ti saresti chiamata? Ah sì, non mi dispiace. Damane, thanks. Ma è Viggo Mortensen? Sì. Un salamelangiano. Sto lavorando per lui. Che è successo? È perso uno spumetto. Ma che senso? Ah, questo è l'originale. Sì, sì. Okay. Ma che micchia fai? Ed è di mia, Petrovaio. Tu trovo io, Travaio. Anzi? Tu trovo io, Travaio. Ma ti pago doppio io. Questo non è il posto adatto per parlare. I'm working here. Vieni alla bar alla 8 preciso, capito? Va bene, ci vediamo dopo. Ascolta, chi sto? Lo vediamo dopo. Viggo Mortensen parla italiano comunque, lui lo parla. Sì. Io devo capire perché quando gli inglesi parlano in italiano sembra quasi che si stiano per affogare. Sì, è perfettamente ragione. Quando ti rimane la polpetta in bocca e fa... Oh, che è minchia fa? È perché loro hanno quel suono lì un po' sempre infatti, paperino, gutturale. Sì. Un po' gutturale. E quindi in italiano come è stata resa mamma la scena? Mamma mia, sentiamo. Ma chi è cretino? Che ce posso fare? È in dialetto. Oh, con il lip. Dominic, che minchia ci fate qui? Si è mandato Brooklyn, Pino. Dobbiamo fare un lavoretto. Sì. 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 Beh, Viggo Mortensen. Dai, qui è Joe. Con quella melanzana. Beh, scusa, pausa. È Alessandro Messina. Ah, ma veramente? Certo. Beh, lui... è catanese. Infatti, senti Alessandro Messina come lo fa perfetto. Non sapevo che fosse. Sì, sì, lui. Sì. Che per te, sei una scommessa per caso? Ma che minchia conviene? Vieni con me per travagliare. Tu trovo io travagli avanti. Anzi. Mi potreste servire questa settimana. Te faccio fare i picciole buone. Un sacco le picciole. Che stai io facendo i piccioli? Ma io ti pago il doppio, lo sai, Tony. Questo non è il posto adatto per parlare. Sto travagliando. Allora vieni al bar alle 8 precise, lo capisti? Questo è un caso di doppiaggio molto diverso da quello che è l'originale. Cioè, soprattutto per quello che riguarda lui. È adattamento. Sì. In questo caso sì, io trovo che questa però è l'idea certo. Mia che avevo già da prima, che Pino Insegno lo sfondi un po' lui, non so perché, io lo vedo troppo pesante. Sì, infatti in originale è più leggero, è Viggo Mortensen. Nell'altra puntata avevamo fatto Bastardi senza gloria. Sì, lì c'è, lì era Gorlome, Gorlali, era complicatissimo. Qui il fatto che gli italiani parlassero in disparte tra di loro e chi parlava l'inglese era lontano e non li sentiva ha permesso di creare un mini linguaggio tra loro tre. Mentre in Bastardi senza gloria erano tutti i protagonisti che dal nulla cominciavano a parlare in italiano, tra cui anche quello che non avrebbe dovuto, certo, ha creato una confusione assurda nel doppiaggio. Qui invece è sensato perché tu un personaggio che finora ha parlato italiano lo fai parlare in dialetto. Certo. E quindi è giusto che il quarto personaggio non capisca benissimo quello che stanno dicendo. Bene ragazzi, grazie mille, grazie Deborah, grazie Piero, grazie per questa voi. Nuova puntata di, come si chiama sta forma? Reazioni da doppiatori. Carino. Va bene. Ci sta. Funziona. Grazie mille. Commentate nel video se avete delle clip che siete curiosi di veder commentare nelle prossime puntate e perché no anche chi vorreste come ospite. Iscrivetevi al canale, condividete, noi andiamo a farci un caffè. Ciao. Ciao. La sai quella del tizio che entra nel bar con la maglietta al contrario? Non la so nemmeno io. Però quello che so è che sul canale ci sono un sacco di altri video fantastici. Non aspettare, guardali tutti, più volte.